solo per ricordare e ricordarti anche, così diamo un segno tangibile di quella che è la presenza, ed è stata la presenza della provincia sul territorio, perché ricorderai bene che siamo intervenuti nel settembre del 2009 in piena emergenza, quando questa scuola, tutta questa scuola, era stata dichiarata inagibile. Abbiamo fatto nel settembre del 2009, non avendo tu un ufficio, nessuno di noi una scrivania, ma ci appoggiavamo alla provincia di Bari, fatto i primi lavori di manutenzione nell'altra ala della scuola, quindi abbiamo reso agibile quella parte. Dopodiché tutta la classe politica della provincia e anche barlettana, con i consiglieri provinciali, tutti quanti abbiamo preso impegno che entro la fine della legislatura consegnavamo quest'aula, queste aule e non soltanto, ma tutta quest'ala alla piena fruibilità degli studenti. Penso che la legislatura stia volgendo al termine, l'impegno l'abbiamo mantenuto, quindi è un impegno che la provincia ha mantenuto e anche, come dicevo, come segno tangibile della presenza oggi di un ente che molti ritengono inutile, ma che oggi, a prova dei fatti, io ritengo sia stato per il nostro territorio un ente molto ma molto utile. E il preside ne è la perfetta testimonianza, perché in questi anni non si è alternato con nessuno, quindi lui è testimone anche di tutto questo percorso che è iniziato nel settembre del 2009 e ci ha chiamato lui in questa emergenza e oggi insieme con noi taglia il nastro di una ristrutturazione importante che finalmente vede, come dicevo, la scuola a completa disposizione degli studenti e di tutta la comunità barlettana. Grazie. Grazie.